Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo sbarcati su FIFA 21, signori, per iniziare la nuova stagione dei gamberetti alla conquista del mondo. Ebbene sì, signori, io l'avevo chiesto sul sondaggio. Ha vinto il sì rispetto al no. A me sinceramente faceva piacere portare questa, una seconda stagione di questi gamberetti, anche perché quella precedente ci siamo fermati con l'arrivo in Premier dei gamberetti e non siamo riusciti ad andare oltre, perché poi mi sono fermato anch'io col canale, poi è passato un po' di tempo e non ricordavo più niente. Quindi iniziamo in maniera giusta questa stagione, sperando di riuscire a riportare, con tutti gli anni che ci vorrà, che ci vorranno i gamberetti in Premier e anche possibilmente a giocarci la Champions, signori. L'obiettivo sarebbe quello di raggiungere la Champions. Allora, signori, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che darete a questa serie, mi raccomando, e di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941, dove sulle stories vi informo sulla programmazione dei video della giornata e sulle live che faccio sia su questa piattaforma che su quella viola, nella quale vi ricordo di seguirmi anche su quella. Detto questo, partiamo con il video. Ok, signori, allora la nuova modalità dai gamberetti, signori, la stagione dei gamberetti sarà sempre fatta con il tecnico, anche se inizieremo anche una carriera giocatore, ma questo più là. Iniziamo col tecnico, ovvero tornerà il nostro Papa Maullo ad allenare i gamberetti. Allora, non voglio perdere molto tempo alla creazione del personaggio. L'altra volta avevamo utilizzato lui come Papa Maullo, se non ricordo male. Come Papa Maullo avevamo utilizzato lui. Ma mi sta simpatico lui, il cinesino. No, dai, andiamo, confermiamo il nostro Papa Maullo, che ha fatto tanto bene l'anno scorso. Allora, nome. Nome ci mettiamo Papa, mi sembra logico. No, ho sbagliato. Papa, questo, cioè questo lo facciamo assieme, signori, perché io passo velocemente alla creazione, a sistemarlo. Papa, ok, cognome Maullo, Cristofori non so chi sia, tante belle cose a questo Cristofori, e noi lo andiamo a chiamare Maullo. Questo lo facciamo assieme, signori. La preparazione va fatta assieme. Nazionalità, quando mai siamo stati inglesi? Non c'ho mai. Io e l'inglese siamo separati alla nascita. Ok, allora, signori, ora io continuerò a fare un attimino la creazione e lo sistemerò. Unica cosa che voglio farvi ascoltare, perché sicuramente non tutti arriveranno a fine video: questa sarà la nuova serie delle 20, ovvero ogni giorno sul canale alle 20 troverete la storia dei gamberetti alla conquista del mondo. Quali saranno le regole di questa serie? Le regole di questa serie saranno le stesse dell'anno scorso. Non potremo fare nessun acquisto di top play, non potremo comprare nessun giocatore blasonato, bensì ci baseremo uno su tutti quelli che troveremo nella primavera, quindi dovremo lavorare molto su quelle e potenziare moltissimi giocatori che riusciremo a trovare in primavera per farli arrivare in prima squadra, come l'anno scorso successe con Nicholson, che era una bestia paurosa, e tanti altri giocatori che ora non mi ricordo. Due, la seconda regola sarà che potremo comprare un solo giocatore, uno solo, lo potremo comprare nel mercato estivo. A gennaio non compriamo nessuno, solamente un giocatore nel mercato estivo tra gli svincolati, ovvero svincolati che quindi potranno essere regen oppure no. Se troveremo un buon giocatore che magari ci può servire da poter inserire nella squadra, sarà l'unico che potremo comprare, ovvero fra gli svincolati. È vero che poi avremo un sacco di soldi, perché giustamente negli anni si accumuleranno i soldi, ma quelli ce li conserveremo, vedremo più in là se magari variare queste regole. Intanto le regole di partenza saranno queste. Terza regola: non si gioca nessuna partita, non giocheremo nessuna partita di questa stagione, come è stata la stagione precedente. Le simuleremo tutte, anzi quest'anno c'è la nuova modalità di vedere le simulazioni in tempo reale e ci faremo quelle. L'unica cosa che eventualmente sulla quale potremo valutare è eventualmente se giocarci, se permettere uno o due accessi a partita in corso, perché durante la simulazione in tempo reale noi possiamo subentrare in partita. Potremmo eventualmente mettere l'opzione che possiamo subentrare due volte massimo per ogni partita, e quindi se magari c'è un'azione decisiva vedere di entrare in campo noi e segnarla. Questo lo valuteremo anche successivamente in seguito. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Le regole ve le ho dette, signori. Passo a completare un attimino Papa Maullo, che non ci assomiglia molto come Papa, signori. Dovrebbe avere un cappellino, un qualcosa di rosso. Vediamo come lo posso sistemare, signori.
Ok, signori, Papa Maullo l'abbiamo sistemato. Ho cambiato un pochino l'outfit, il vestito, niente di particolare, qualcosina di rosso, giustamente un papa, qualcosina di rosso ci sta. Gli ho messo la coppola da buon siciliano. Ogni siciliano ha la coppola, così incutiamo temore ai nostri avversari senza neanche il tempo di scendere in campo. Allora, andiamo in Inghilterra, signori. Ultima League 2, signori. Si torna sotto, si torna negli abissi. Andiamo a prendere i nostri gamberetti, che se non sbaglio quest'anno fanno 100 anni, signori. Quindi ci stavano per forza. Guarda che è cambiato lo stemma. Guardalo che è cambiato. Allora, Gamberetti, fondata nel 1920 a squadra Morecambe, ha sede a Morecambe. Attualmente milita in League 2, la quarta sede del campionato di calcio in Inghilterra. Budget trasferimenti 1 milione, valore del club 2 milioni, vabbè, quello che è. Maglia rossa in casa, maglia blu scura in trasferta. Città Morecambe, successo in patria molto basso, successo continentale molto basso, fama del brand molto basso, famo schifo, signori. Finanze alta, crescita dei giovani alta. Dai, è così, Morecambe. Siamo tutti con te. Allora, mettiamo esperto, durata 6 minuti, va bene, valuta euro, ok. Competizioni, attiva la possibilità di giocare, attiva la possibilità di giocare in Europa alla prima stagione. No, non possiamo giocare in Europa alla prima stagione, signori, se no che cazzarola, finiamo che subito in Europa League. Cambio di proprietà, ricevi una somma, potremmo farla questo, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500, mamma mia. Ma noi, ricordiamoci, basiamo tutto sulla primavera della nostra squadra, quindi non ci interessa. Rigore trattativa, determina l'elasticità dei club e dei giocatori durante le trattative. Elastico, rigido, elastico, rigido, tanto non faremo chissà quali trattative. Offerte delle nazionali le lascio attive, signori, ma non le accetterò mai. Finestra del mercato attiva. Andiamo a prendere lo stadio. Allora, andiamo a prendere lo stadio. Loro giocano al Tuam Park con 9.000 spettatori. Tutte le condizioni meteo possibili, ma io direi che va bene. Vediamo, faccio una rapida ricerca su internet per vedere se esiste lo stadio del Morecambe e come si chiama, signori. Allora, signori, ho trovato su internet che il Morecambe c'ha lo stadio che si chiama il Globo Arena, la Globo Arena, spettacolo, e ha 6.476 posti. Quindi cerchiamo uno stadio con 6.000 posti, signori. Perdiamo un sacco, lo so, ma ce ne serve, ce n'è uno con 6.000 posti, così proprio lo mettiamo il più simile possibile. No, massimo, minimo è 9. Siamo tornati da capo, sì, siamo ripartiti da zero, sì. Minimo è 9, signori, e va bene. Abbiamo questo da 9.000. Sì, e questo qua è il più piccolino di tutti. È questo. Va bene, allora ci basiamo sul Town Park. Andiamo a inserire nome. Leviamo questo di qua e mettiamo, come vedete, si chiama Globo Arena. Ok, signori, nome dello stadio impostato: il Globo Arena, ovvero applica ed esci. Ok, detto questo, signori, non perdiamo altro tempo. Penso che ci siamo. Perché qua mi è rimesso attivo? No, devi mettere disattivato. Euro rigido. Attivo, 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 attivo. Ok, si parte, signori. Ora qui giustamente ci sarà tanto, ci sarà un pochetto a caricare. Allora, le regole ve le ho dette. Simuliamo tutte le partite. Gli unici acquisti che faremo saranno quelli della primavera e eventualmente un acquisto solo nel mercato estivo. Solo nel mercato estivo, signori, che potremmo decidere se fare o da Regen o eventualmente andare a comprare un giocatore esterno al effettivamente intavolare effettivamente una trattativa di mercato. Magari una la possiamo andare a fare. Dobbiamo decidere, però sarà solamente un acquisto esterno dalla squadra, perché giustamente effettivamente i soldi piano piano aumenteranno di stagione in stagione e quindi è giusto anche spenderli questi soldi. Terzo, simuleremo tutte le partite e eventualmente possiamo tenerci aperta la possibilità, questo me lo direte voi, intanto io salvo, aperta la possibilità di entrare massimo due volte a partita in corso durante la simulazione per cercare di fare un'azione nostra da gol. Ok, torneo estivo. Si parte subito così. Abbiamo 1.150, 1.250, 1.50. Difficoltà, difficoltà, difficoltà. In teoria noi abbiamo bisogno di un po' di soldi. Quindi andiamo a prendere questo, che sembrerebbe una media difficoltà, ma tanto non passeremo il girone manco in questi. Va bene. Ok, abbiamo scelto il torneo estivo. Io direi, signori, io direi, per questo primo video introduttivo ci fermiamo qui, anche perché io devo un attimino prendere. Guardate là che carino il nostro Maullo, signori, con la coppola, grande Maullo, il nostro Papa Maullo. Io direi, per questo video ci fermiamo qui, signori. Farò qualche taglio così sarà più veloce. Vi ricordo che da oggi troverete sempre i Gamberetti alle 8 sul canale, quindi
domani sera ci saranno altri episodi alle 8 e alle 9 poi ci sarà la live. E quindi, signori, le regole le avete sentite. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!